Nel triangolo ABC, i lati AB e BC sono lunghi rispettivamente 50 cm e 80 cm. La tangente dell'angolo BAC è pari a meno 4 terzi, determina il perimetro e l'area. Andiamo a disegnare il triangolo. Io lo disegnerei in questo modo. Uno può dire, ma per quale motivo lo disegni così? Beh, il motivo è questo. Intanto, il motivo è dovuto al fatto che l'angolo BAC, che chiamerò alfa, così come l'angolo ABC lo chiamerò beta, e l'angolo ACB lo chiamerò gamma, ci parlano di tangente dell'angolo BAC, cioè tangente di alfa, pari a meno 4 terzi, giusto? Ma cosa vuol dire che la tangente è negativa? Vuol dire che siamo nel secondo quadrante, cioè che l'angolo è ottuso, perché la tangente è negativa nel secondo, nel quarto quadrante. Questo vuol dire che il coseno di quell'angolo sarà negativo anch'esso nel secondo quadrante, il seno sarà positivo. Queste cose dobbiamo saperle. Poi ci danno, poi l'ho fatta così anche perché da B misura, l'ho dimenticato, misura 50 cm. E vedete, in questa maniera le cose tornano perché BC è il lato più grande, è più grande da B e misura 80. Qui scriveremo gli altri che vogliamo trovare, qui scriveremo, ovviamente ci chiedono il perimetro, l'area di questo triangolo. Allora, subito, allora, non possiamo ancora applicare il teorema dei seni perché non conosciamo il seno dell'angolo alfa, che possiamo determinare tenendo presente che già sappiamo che il seno di alfa è pari, ve lo ricordo, a tangente di alfa, fratto più o meno, in questo caso meno, radice quadrata di 1 più tangente al quadrato di alfa. Perché meno? Perché l'angolo è ottuso. Vedete che in questo caso ci verrà positivo perché tangente alfa è meno 4 terzi. Il meno di sopra col meno di sotto si semplificherà e sotto viene la radice di 1 più 16 noni, che vuol dire 4 terzi diviso 9 noni più 16 noni è un 25 noni, che sotto radice diventa un 5 terzi. Quindi attenzione, tra i tre semplificano, troviamo subito che il seno di alfa è 4 quinti, a cui corrisponde, attenzione, coseno di alfa, ve lo ricordo, per la prima relazione è radice quadrata di 1 meno sen quadro alfa, ovvero radice quadrata di 1 meno 16 venticinquesimi, cioè radice di 9 venticinquesimi, ovvero 3 quinti. Ovviamente però in questo caso il 3 quinti sarà preceduto da un segno meno, perché noi conosciamo il fatto, sappiamo che l'angolo è ottuso, quindi questo meno non potrà mai uscirci fuori, dobbiamo scriverlo noi perché l'angolo, il coseno come anche la tangente, in corrispondenza dell'angolo ottuso, è ovviamente un angolo maggiore di 90 gradi e negativo. Occhio che se non scriviamo il coseno negativo, l'esercizio magari l'uno lo fa giusto, ma sbaglia perché alla fine il risultato non sarà quello del testo, anche perché il coseno deve essere negativo, il valore del coseno di quell'angolo, visto che l'angolo è ottuso. Determinato, come al solito, quando troviamo un angolo, associamoci sempre tutte le funzioni econometriche, se ne cose, magari la tangente no, ci possono servire poi in seguito. Applichiamo la prima volta il teorema dei seni, scrivendo che BC sta al seno dell'angolo alfa, come AB sta al seno dell'angolo gamma. L'incognita è questa, X. Perché conosciamo BC che è 80, sta a 4 quinti, come AB che lo conosciamo è 50, sta ad x, il che vuol dire 80 diviso 4 quinti, vuol dire scrivere 5 quarti moltiplicato 80 è uguale a 50 fratto x, ovvero 80 quarti è 20, otteniamo che 100, 20 per 5, è uguale a 50 su x. Ovvero 100x uguale 50, ovvero x uguale 50 centesimi, che ovviamente è un mezzo perché 0,0 se ne vanno, 5 decimi è un mezzo. Quindi x, ovvero seno di gamma, è un mezzo. Il corrispondente coseno di gamma, se seno di gamma è un mezzo, il coseno di gamma sarà la radice di 3 su 2. Ricordo che come al solito deve valere la relazione fondamentale, ovvero secondo cui sen quadro gamma più cos quadro gamma è uguale a 1. Un quarto più 3 quarti, 4 quarti uguale a 1. Facciamo passare l'aereo. Non sto in aeroporto, eh. Non giro il video in aeroporto. Allora,
Fatto questo, direi di trovare il terzo angolo, il seno del terzo angolo, che ci servirà per applicare nuovamente il teorema di Sini, per trovare il terzo lato che è C, per poi ci consentirà di trovare il perimetro e l'area del nostro triangolo. Allora, vi ricordo che beta è pari a pi greco meno alfa più gamma. La somma degli angoli interni di un triangolo è 180, quindi vuol dire alfa più beta più gamma uguale a 180, beta uguale a 180 meno alfa meno gamma, cioè meno in evidenza alfa più gamma. Ci interessa il seno dell'angolo beta, ovviamente, se parliamo di teorema di Sini, sen beta è pari al seno di pi greco meno alfa più gamma, ma per faccio una proprietà riguardante gli archi associati, in particolare gli archi supplementari, il seno di pi greco meno alfa più gamma è seno di alfa più gamma. Quindi abbiamo scoperto come il seno di beta, che andremo a determinare, è il seno di alfa più gamma, ma basta applicare per trovare il seno di alfa più gamma la formula di addizione del seno, che ci dice che il seno di alfa più gamma è sen alfa cos gamma più cos alfa sen gamma. Ecco il perché, vedete che il coseno di alfa, se lo scriviamo positivo, ci viene tutto sballato il risultato, mentre invece va negativo. Sen alfa è 4 quinti, per cos gamma, che è radice di 3 su 2. Occhio, meno però, perché c'è il cos alfa che è 3 quinti, quindi meno 3 quinti, che moltiplica sen gamma che è un mezzo. Allora, raccogliere il fattore, questo qui è un 4 mezzi 2, raccogliere un quinto a fattore comune, scrivere un 2 radice di 3 meno 3 mezzi, ovvero minimo 1, 2 per 5, 10, viene un 4 radice di 3 meno 3. Vedete? Qui ho fatto un minimo 1 più 2 per 2, 4. 4 radice di 3 meno 3 fratto 2, poi ho moltiplicato per 5 sotto, abbiamo un 4 radice di 3 meno 3, tutto diviso 10. E a questo punto possiamo riapplicare il teorema dei seni, sempre al triangolo ABC, per determinare il terzo lato che non conosciamo, ne conosciamo solamente due, scrivendo che AC, che non conosciamo, fratto il seno di beta che abbiamo appena calcolato, è uguale per esempio a AB fratto il seno di gamma. Allora, X, che è la nostra incognita, fratto sen beta che è un 4 radice di 3 meno 3 decimi, è uguale ad AB 50 fratto sen gamma che è un mezzo. Dunque, x diviso questo è 10x fratto sempre 4 radice di 3 meno 3 che rimane dove sta, è uguale a 50 diviso un mezzo è 50 per 2, 100. Divido per 10, ottengo che x fratto, se divido per 10 entrambi i membri, 10 se ne va, qua diventa rimane 10, 100 diviso 10, 100 diviso 10 è 10, x fratto 4 radice di 3 meno 3 è uguale a 10. Ovvero x uguale a 10 che moltiplica 4 radice di 3 meno 3, che scriverei a questo punto così, quindi scriverei quanto vale AC, AC vale 10 che moltiplica 4 radical 3 meno 3 centimetri, ovviamente, no? Centimetri qua, ovviamente. Allora, possiamo subito determinare il perimetro e poi anche di conseguenza l'area. E l'area la determiniamo con la formula 1 mezzo che moltiplica il prodotto di due lati per il seno dell'angolo fra essi compreso. Quindi abbiamo che il perimetro è pari da B più BC più CA, ovvero AB 50 più BC 80 più, dunque qua conviene moltiplicare 10 per meno 3 è un meno 30, sciolgo la parentesi in AC. 10 per 4 radice di 3 è un più 40 radice di 3, ovvero 50 meno 30 fa 20, più 80 fa 100. 100 più 40 radice di 3, che ci porta al risultato che infatti è presente nel testo, ovvero raccogliendo il testo, non so se lo lascia così, può raccogliere un 20, scriviamo che 20, moltiplico ovviamente un 5 più 2 radice di 3 centimetri, e questo è il
il perimetro che cercavamo. Ci manca l'area, ma per determinare l'area possiamo scegliere, ad esempio scegliamo l'angolo alfa, direi che l'area è, ricordo la formula, 1/2 moltiplica b per AC, seno dell'angolo compreso fra AB e AC, ovvero seno di alfa. Vero uguale? 1/2 AB, 50 per AC, 10 che moltiplica 4, radice di 3 meno 3, seno di alfa che è 4 quinti. Allora, direi subito di semplificare. Allora, 4 mezzi e 2. 50 quinti e 10. 10 per 10 100 per 2 200. Otteniamo un 200 che moltiplica 4 radice di 3 meno 3, che infatti è, se non mi sbaglio, sì, il risultato del testo. E l'area quindi pertanto è 200 che moltiplica un 4 radice di 3 meno 3, ovviamente centimetri quadrati. Questi due sono il perimetro dell'area che ci stavi richiesti dal testo. Ecco qua.